Dopo la sosta pasquale, la Miternina sfida in casa la Jesina, particolarmente agguerrita e decisa a chiudere il discorso salvezza. I padroni di casa navigano nelle cattive acque di fondo classifica e dovrebbero giocarsi il tutto per tutto. Invece sembrano demotivati e raramente impensieriscono la difesa avversaria. Prima azione significativa al sesto minuto del primo tempo, con un tiro al limite di Torbidone che esce al lato. Risponde al nono la Jesina con il numero 3 Carnevali, che dalla sinistra impegna il portiere di Vincenzo. Al dodicesimo traversone dalla sinistra di Torbidone, che attraversa l'area ma non viene raccolto da Santilli in ritardo sulla palla. Al quattordicesimo il risultato si sblocca con un'autorete, rimessa laterale a favore di Trudo che dalla sinistra mette la palla al centro, deviata in rete dal difensore della Miternina Santilli. Al 24esimo angolo per la Jesina, battuto direttamente in porta e respinto da Di Vincenzo. Allo scadere del primo tempo, azione pericolosa di Terriaca che entra in area e con un sinistro impegna il portiere avversario. Nella ripresa l'andamento della partita non cambia, al 21esimo la Jesina è in attacco, incursione dalla sinistra di Trudo in area, palla al centro che attraversa lo specchio della porta, liberata dalla difesa della Miternina. Al 36esimo verticalizzazione di Morra che pesca in area Terriaca, stop dell'attaccante che evita il portiere e ristabilisce la parità. Al 47esimo brutto errore della difesa della Miternina che favorisce Trudo che dal limite dell'area lascia partire un tiro non trattenuto da Di Vincenzo. Ne approfitta Sassaroli che ribadisce in rete. I ragazzi hanno dato tutto quello che potevano dare oggi. È normale, di fronte eravamo una squadra che... Dalla sua alla tranquillità, infatti si è visto, al centrocampo giocavano molto bene la palla, però purtroppo nel calcio gli episodi alla fine ci sono stati pure sfavorevoli, perché alla fine io ho contato un tiro in porta da parte della Jesina, nonostante che ha avuto un bel po' di possesso palla, e con tanta fatica siamo riusciti a pareggiare meritatamente. Poi abbiamo avuto quella palla gol clamorosa con Giorgi Amadeus, eravamo 2-1 in ripartenza sul calcio d'angolo e poi alla fine, vedi, per non buttare una palla sul calcio d'angolo, per non buttare una palla fuori, abbiamo preso il secondo gol nel recupero. Però quel momento lì era normale, che per noi era pareggiarla, non è che era fondamentale vincere, ci abbiamo provato, però alla fine i ragazzi l'hanno messa tutta, non posso dire altro.